Buonasera, gli ospiti di questa sera di Bontalloro sono la signora Franca Faldini, il signor Livio Baglione e il signor Vittorio Gassman. Buonasera, io vorrei subito ricordare la puntata di 2 settimane fa, lunedì scorso non siamo andati in onda, quando io mi presentai con una spilla da balia che reggeva il microfono e c'era stato un momento di difficoltà nel reperimento di queste pinzette che tengono il microfono. La direzione tecnica, bontà sua nel caso va detto, ha mandato uno stock di pinzette, quindi in realtà, in fondo, basta dire che poi qualche cosa succede. Dunque questa frase d'inizio, questo approccio iniziale è stato estremamente utile, perché vorrei dire che l'inizio è sempre molto imbarazzante, c'è sempre la timidezza, no, a bloccare, a non far partire immediatamente la trasmissione, a creare un certo tipo di angoscia. Ecco, parliamo forse subito di timidezza. Signor Baglione, lei per esempio la timidezza come la vince in genere? Imponendomi una volontà assoluta. Difatti sono venuto con una paura tremenda. E mi sono imposto di venire lo stesso. Ecco, ma non nel caso specifico, ma la timidezza in genere, lei si impone sempre questa volontà? Senz'altro, sono nato timido. Lei è nato timido? Sono nato timido. Alle volte si dice quasi come maschera il fatto della timidezza, invece no, non è il caso. No, lo è veramente, anzi la sento fino in fondo. Ah sì, si sente timido, benissimo. Franca Faldini, la timidezza come si vince, come la vinci, ammesso che tu ce l'abbia? Beh, dico, io ho passato una giornata d'inferno. No, ma non è bontà loro. No, la timidezza in generale, sì. Sono una timida e in genere cerco di suggestionarmi pensando che forse anche gli altri sono timidi e bluffano come me. Ho capito, quindi tutto un bluff praticamente. Tutto un bluff, sì. E tu? Ma tu sei timido? Beh sì, sono nato timido. E come... Ma il teatro è la migliore cura per la timidezza, o si muore oppure si parzialmente supera. Ma hai ancora però occasioni di timidezza, sì. Cioè l'essere nato timido ti fa essere ancora timido? Sì, in molte occasioni, sì. E non mi dispiace, perché siccome io sono un antipatico, e la timidezza... Attenua. Attenua, sì. Sì, poi da aiuta, insomma. Sì, poi anche perché viviamo in un paese... simpatico proprio, tipicamente, pieno di simpatici, allora... Pizza e mandolini. Adesso non è che ho fatto un calcolo proprio, ma insomma ho pensato all'inizio che forse c'era più un mercato per un antipatico, ecco. Perché i simpatici stavano tutti da un'altra parte? Eh beh sì, c'era un eccesso di offerta, ecco. Ecco, ma in quale occasioni tu ricordi di aver vissuto veramente degli stati di timidezza? Ma continuamente, ancora in parte li vivo in certe occasioni. Quindi non professionalmente mai. No. In genere, anzi, semmai un eccesso di sicurezza qualche volta. Però, per esempio, ci sono ancora delle cose anche minuscole, come attraversare una strada sentendo che, avendo una faccia più o meno nota, uno sguardo mi segue. Delle volte non è che incespico o altro, ho imparato una piccola tecnica per sopravvivere, però lo sento, non sono quasi mai totalmente naturale. Quindi la timidezza ancora esiste, evidentemente. Tu hai parlato di teatro, forse vale la pena subito dire e parlare di affabulazione, citare Affabulazione, che ha debuttato da pochi giorni al Teatro Tenda a Roma con un vasto esito di critiche di pubblico, così dicono quelli che parlano molto bene. E si aggiunge a una serie, no, di successi di Vittorio Gassman, questa Affabulazione di Pierpaolo Pasolini. Ecco, io ci tenevo a dirlo perché è uno spettacolo molto bello. Ma vedi, per esempio, qui non era nemmeno questione di timidezza, io veramente la sera della prima, 4 sere fa, avevo più di timidezza, qui avevo proprio paura. È stata la prima volta che avevo veramente paura. Nella carriera? Sì, credo di sì. Non dico il track, ma insomma proprio una paura, forse proprio perché sentivo una responsabilità particolare, non tanto individuale, ma nei confronti di un'opera molto particolare, molto densa, di un poeta oltretutto scomparso, che anche questo aumenta, diciamo, la responsabilità, e che certamente ha rappresentato uno soprattutto dei capisaldi della libertà mentale nel nostro paese, insomma. E poi un'opera che amavo moltissimo e molto difficile, che era già andata 2 volte non benissimo, ed era una sfida, insomma, ecco, e avevo proprio paura. Ma l'hai superata entrando o l'hai vissuta durante tutto lo spettacolo? No, me ne è rimasto, spero, quel tanto di tensione che poi tutto sommato giova e che elimina la noia, che è il grande pericolo della noia, insomma. Veniamo a Gassman, ricordando appunto Affabulazione, ma veniamo adesso a Gassman, e io volevo cominciare con questa domanda: cosa significa secondo te amare se stessi?
Ah, sai, queste definizioni astratte sono le cose più difficili. Cioè, ma quando uno dice difficili. Quella persona si ama, io non so se tu ti ami o non ti ami. Ma io mi sono, credo, voluto abbastanza bene per molto tempo. Adesso, sì, ho conservato rapporti cordiali, però credo, ecco, di essere meno attento a me stesso di come ero da giovane. Credo di essere stato molto assorbito dal crearmi il mio piccolo ambito, credito, prestigio, e quindi mi interessava meno il resto, ecco. Io adesso, insomma, credo che mi guardo meno, francamente. Quindi ti vuoi un po' meno bene per sicurezza raggiunta, però, direi di sì, direi... Sì, un po' viene da quello e un po' anche da saturazione. Saturazione. Io ho imparato perfino a viaggiare, perché fino a una certa età io ho viaggiato molto, ma sempre per motivi di lavoro, che come sai non vale come viaggio, no? Invece hai imparato il viaggio per... Sì, di per sé stesso. Mi accorgo anche ogni tanto della presenza degli alberi, noto la natura, capito? Insomma, sono dei timidi approcci a una visione oggettiva delle cose, non soltanto soggettiva. Ma c'è stato un momento particolare che ti ha portato a questa... diminuzione, diciamo, di cura verso te stesso e un diverso rapporto? È stato graduale, anche perché l'esperienza insegna che una eccessiva attenzione a se stesso poi ti fa diventare una macchietta facilmente, è un pericolo grave. Quando pensi di averlo corso questo pericolo? Ma tuttora, io sto sempre alle prato. Guardingo. Sì. Senti, qual è l'ultimo ricordo che hai di una umiliazione subita? Ma umiliazione non lo so, ecco, io devo dire che ogni tanto mi sento per esempio impari a certi compiti proprio della vita quotidiana, non so, io ho figli per esempio, e i figli sono una grandissima cosa, come sappiamo, ma sono anche spesso una lama dentro il cuore, no? Perché ti danno un senso di responsabilità in fondo, e poi sono un grandissimo problema, fra l'altro è il tema di questo dramma che sto facendo, ma questo, ecco, non è umiliazione, è proprio una inquietudine grave. E poi ho avuto le mie trambate in faccia professionali, che però non mi hanno umiliato. Per esempio il Marziano a Roma di Flaiano, che è stata credo l'ultima grandissima sonora catastrofe del teatro italiano, che purtroppo avvengono di rado ormai, è difficile rimediare. Ma tutto bene, bordate di fischi, di pernacchie, di oggetti, insomma fu una serata proprio di quelle storiche, memorabile. Però è anche uno dei più bei ricordi della mia vita, intanto perché amavo l'opera, eccetera, e poi c'era Flaiano che combatté sera per sera questa cosa, che disse infatti la famosa frase, dice: io dopo questo non sono più lo stesso, l'insuccesso mi ha dato la testa. Capita a molti, questo, sì. Capita continuamente. Anche il successo è pericoloso. Sì, ma il successo può dare veramente alla testa. Ma questa umiliazione o le umiliazioni, quindi tu le hai sempre vissute come un motivo... di sfida, come un motivo di lotta, cioè mai rimanendone succube, mai. Ma io mai credo di avere colpito. Un temperamento abbastanza agonistico, spesso aggressivo, che è tipico poi degli ex timidi perlomeno. Quindi ritorno a discorso. Sì, quindi genere. Io mi diverto anche abbastanza nel clima di lotta, di polemica, e sono spesso anche. Vado oltre le linee, insomma, ho fatto molti sbagli anche di valutazione, sono un pessimo psicologo. Poi dopo parliamo delle mie qualità o no? Sì, no, ma adesso stiamo così facendo delle prove di sondaggio, insomma, così dei tentativi. No, ecco, parliamo delle tue qualità. Secondo te nel tuo successo cosa conta di più? La bravura straordinaria e strabiliante, la tecnica perfetta, la prestanza fisica, quale di questi? Cioè un Gasman alto un metro e Io non chiamavo veramente a parlare di queste cose, perché mi... Vabbè, tu hai fatto il segnale, io sono venuto un attimino alla cosa. Io ti ringrazio di questo. No, ma credo di essere un professionista, ecco, questo sì. Credo di essere anche un professionista pignolo. Ma forse da ragazzo mi ha anche aiutato un po' una certa prestanza fisica, come tu dici, perché in genere sono cose che si disdegnano, soprattutto nella maturità, no, conta l'anima, no, invece è un aiuto per le donne, ma anche per gli uomini, insomma, tutto sommato. E la tecnica, quanto può essere stata? Ma io credo nella tecnica, l'ho sempre detto, che il teatro è, sì, confina con l'arte, ma è soprattutto un artigianato che richiede proprio apprendistato, bottega, c'è la parte fisica del teatro, questo è un discorso che... Per esempio con i giovani spesso crea molte ambiguità e molti equivoci. Perché la rifiutano? Perché pensano che basti il talento, e invece purtroppo non basta. Non basta nemmeno l'apprendistato, bisogna
ci vuole un allenamento continuo, e siccome io amo tuttora molto il mio mestiere, ecco, in questo credo di avere le carte abbastanza a posto. Tu hai nominato i giovani, facciamo un'ipotesi, naturalmente da scongiurare, ma se al Teatro Tenda una sera entrano per esempio dei giovani e com'è la loro costumanza, cominciano a dire scemo, scemo, c'hanno questo tipo di... tu come reagiresti? Ma mi è capitato delle volte, mi è capitato di avere delle contestazioni, però sono parte vitale. Io in genere cerco di rispondere a volte anche in maniera accesa. Dirò che uno dei motivi della mia tensione sera fa era proprio nei riguardi dei giovani, perché la tematica è per i giovani, perché i giovani sono il pubblico più importante, tutto sommato ricettivo. E noi stiamo avendo, ma veramente, un 80-85% di giovanissimi. E il fatto che non solo non abbiano rumoreggiato, ma che stanno lì con una puntualità straordinaria, beh, questo è veramente il più grosso risultato che io potevo aspettarmi. A me piacciono molto i giovani e quindi litigo. Sì, mi piacciono moltissimo e mi piace stare con loro anche perché se ne succhia una linfa nuova, un po' vampirescamente. Non è crisi di giovanilismo, scusa, no? Ma no, vedi che vengo correttamente vestito. Ma questo non vorrebbe dire. Mi sono messo pure il gilet, insomma. Questo non vorrebbe dire, però. Però no, mi piace. Hai parlato prima di macchietta, quindi giustamente vuoi evitare il giovanile che si veste pure da giovane. Beh sì, quello anche perché io poi ho sempre vestito male, ho sempre vestito come un messo comunale, come dice un amico mio. E, però mi piace stare con loro e quindi ci litigo appena trovo un motivo, ci litigo come con le persone a cui si vuol bene, da cui si aspettano delle cose. Cosa ti aspetti dai giovani? Intanto il futuro, insomma, intanto che il futuro come spettatori o il futuro come cittadino dell'Italia? Questa seconda cosa direi che è più importante, anche perché per finire con le mie confessioni, con quelle che posso fare in un'arena così pubblica, ti dirò, ecco, uno dei rimpianti più che rimorsi che ho è in fondo di non essermi occupato abbastanza in quella famosa epoca in cui ero troppo assorbito a pensare a me stesso. Sì, non dico che non ero chiamato a occuparmi dei problemi del paese, ma quasi non mi sono accorto di eventi anche molto importanti, molto seri che sono passati, e questo mi ha lasciato una certa traccia. Quindi ora sei più attento? Un pochino di più, direi di sì. Senti, i tuoi ingressi in palcoscenico sono in genere molto clamorosi e salutati giustamente da una ovazione della sala, ma io ti domando, sono altrettanto clamorosi i tuoi ingressi in cucina, nel soggiorno, nel salotto di casa tua? No, come io... il gasman che vive all'interno di casa? È molto scialbo, molto smorto, perché non sono uno molto facile, domesticamente parlando. Facile in che senso? Di accontentatura? Ma ti dico, sì, non vado alle camicie stirate, mangio bene volentieri, però insomma non sono mai riuscito ad avere dei grandi cuochi a casa, e però insomma non faccio molte storie. In quello sono uno molto facile, in altre cose sono difficile. Per esempio? Sono difficile come compagno di lavoro, non difficile, sono violento. Io tutte le volte che riunisco una compagnia gli dico, guardate che andate di fronte a un mese di lite amorosa, perché io credo nel calore, nell'euforia, e io la esplico in maniera forse anche un po' infantile e quindi spesso violenta, insomma. Ecco, questa violenza invece non la trasferisci quindi nell'ambito domestico? No, sono direi abbastanza mite a casa, ecco, di facile accontentatura. Questo perché c'è una grossa differenza fra l'attore e l'uomo, perché l'attore il momento in cui è tale veste panni diversi, quindi qual è la natura reale? Non te lo so dire, credo proprio, non è per fare il kin in ritardo, credo proprio che questo mestiere, visto in un certo modo, finisce fatalmente per improntare anche la vita. Io non credo agli attori che totalmente attaccano il cappello finito il lavoro, qualche cosa rimane. Del personaggio e del mestiere d'attore, forse, sì, direi, ambe due, sì. Cose. Un attore totalmente naturale, secondo me, non è un attore fino in fondo. Un'ultima cosa, poi ritornerò a farti altre domande, ed è questa: si sente, i telespettatori se ne saranno accorti, questo tuo piacere di parlare, questa tua golosità nei confronti del parlare della parola. Ecco, cosa significa per te parlare la parola? Che significato ha? La parola mi piace molto, la parola mi piace, la parola difficile, cioè quella non ricercata. Perché le parole ricercate, va bene, basta un po' di nozioni, poi si può anche fare una breve preparazione prima di ogni evento, una decina di parole. Ecco. E no, il difficile è proprio la parola usata o con grande concretezza, con grande semplicità, e questo mi riesce così, qualche volta e non del tutto.
Oppure il parlare di cose che ti stanno a cuore con la maggior profondità possibile, e se possibile, ma questo avviene solo con l'aiuto di uno scrittore o di un poeta, la parola misteriosa, cioè la parola che non serve solo a comunicare un messaggio, ma che stabilisce un circuito di emozione, di fantasia, e allora quella è bellissima, è per quello che mi piace il teatro. C'è un momento nella tua vita in cui ti sei disistimato, hai avuto veramente nei tuoi confronti un rapporto difficile di disistima per un'azione, per un atteggiamento, anche per un pensiero talvolta? Sì, te l'ho detto, ti ho detto di questa certa opacità, assurdità dei problemi così di natura generale, storica, così, e poi tanti errori che potevo evitare, sì, anche un sacco di compromessi che ho accettato, per esempio, non in teatro, direi in teatro non ho rimorsi, ma in cinema, per esempio, io ho fatto tante vassallate anche, insomma. Però l'ho pagata perché hanno prodotto in me delle zone di aridità. Io, per esempio, due o tre anni fa, sentivo proprio, avevo fatto un paio d'anni di film mediocri così, e ho sentito proprio una stanchezza, un appropinquarsi di quello che è veramente lo spettro tremendo della vecchiaia interna, così. Poi ho avuto un po' una reazione e la fortuna di trovare un paio di film che mi hanno ricaricato, e di nuovo la voglia del teatro che mi era passata per molti anni. Quegli anni lì io li rimpiango perché erano vuoti di una delle cose che mi stanno certamente più a cuore. E negli altri invece cosa disistimi di più? La falsità e la mancanza di fantasia, ecco, la noia, io non tollero la noia, e questo è un discorso che mi pare che ne accennavamo anche prima, insomma, non voglio generalizzare, ma questo per esempio è un paese, non un paese, è un, nel nostro paese la cultura ufficiale, l'intelligenza ufficiale ha sempre avuto un atteggiamento un po' dottorale e un grande sospetto, una grande paura di ciò che è che fa ridere del comico, che fa ridere, sì, per esempio, sì. Sì, proprio un sospetto, una paura. Sì. Ma viene bene questo discorso, perché adesso, scusami, e tornerò, che comincio a parlare con Franca Faldini, mi riallaccerò proprio a questa frase. Dunque, Franca Faldini, tu sei stata per 15 anni la compagna di Totò, e hai, dopo la sua morte, cominciato a scrivere, collaborare ai giornali, tradurre, e adesso hai pubblicato un libro con Goffredo Fofi, Totò, l'uomo e la maschera, sembra che si chiami così. Ecco, il perché di questo libro? E perché adesso? Il perché è perché adesso. Adesso, a scoppio ritardato, dopo tante amarezze, l'amarezza di trovare ogni volta che aprivo un giornale un Totò descritto da persone che o non lo conoscevano affatto o poco lo conoscevano o non potevano conoscerlo bene per la troppo giovane età, svisato in un personaggio meschino, malato di nobiltà, al limite, come accade in questi giorni, un seviziatore di gatti, un uomo pieno di complessi e di tabuismi, privo di umanità, che egli in effetti non era, insomma. E allora mi dicevo, ma perché non si documentano meglio? Si arriva persino a svisare cose precise, come poteva essere il nome del padre di Antonio, si arriva a leggere che si chiamava Pasquale mentre si chiama Giuseppe, non so, fino a quindi quel punto lì. Quindi per tutte queste amarezze io ho scritto la parte uomo del Totò, l'uomo e la maschera. La maschera l'ha scritta Goffredo Fofi, che è sempre stato uno studioso della maschera, un uomo che io stimo moltissimo, coerente alle sue idee. Beh, signor Baglione, a lei piacevano i film di Totò? Piacciono i film di Totò? Molto. Si diverte, sì, non è che lo dice. Anzi, no, me li ricordo, posso dire, ancora da giovanetto, da studente, i primi film di Totò, proprio, io vengo dalla campagna e ho vissuto tutti gli anni, i primi anni della gioventù in città, e mi ricordo che i film di Totò portavano noi studenti proprio a andarli, tutti a andarli a vedere, veramente era direi quasi in quel momento un attore che ci faceva ridere, purtroppo non diciamo la vedevamo solo sotto quella facciata, quell'epoca. Diciamo per i telespettatori, il signor Baglione è un imprenditore di Lozzolo in provincia di Vercelli, se non avevo poi detto la qualifica. Tu hai amato Totò? Moltissimo, sì, moltissimo, faceva molto ridere da ragazzino perché non poteva fare altro, poi era anche di più, poi del resto
credo proprio che sia stato uno dei personaggi più giustamente amati del nostro spettacolo, ecco. Insieme a Petrolini, e forse anche di più, perché Petrolini tutto sommato era più duro, Totò era oltretutto di una dolcezza straordinaria. Io l'ho incontrato poche volte, ma si intuiva, si vedeva, si sentiva. Io vorrei un personaggio tanto amato e tanto sprecato. Ecco, io vorrei dire una cosa, tutti abbiamo amato Totò, tutti amiamo Totò. Io mi domando e ti domando, come spieghi il fatto che Totò in vita i critici hanno sempre trattato con grande sufficienza i suoi film, relegandoli in recensioni di male parole, di 4-5 righe, 10 righe al massimo? Scritte dal vice. Ecco non solo, ma adesso invece quegli stessi critici, fatta carriera, stanno tessendo delle grandi lodi di Totò, certo, e stanno scoprendo la grandezza di Totò. Come mai? Ma non so, è una cosa che mi fa tanto ridere, perché adesso sembra che tutti abbiano sempre detto bene di Totò, e non è vero. Totò stesso era molto amaro su questo argomento. Io mi ricordo un episodio: una sera noi tornammo a casa, trovammo la cuoca in lacrime davanti al televisore, c'era la scena di un funerale, la cuoca disse: "Ah, mi stavo tanto divertendo, chissà come sarà bello quando muore lei." E lui, facendo i debiti scongiuri naturalmente, disse: "Eh sì, Fausta si chiamava la cuoca, sarà bella assai, perché ci saranno parole, paroloni, elogi, mi scopriranno un grande attore, perché questo è un bellissimo paese in cui però per venire riconosciuti qualcosa bisogna morire." E credo che sia una grossa verità. E poi c'è anche il discorso che faceva prima Gassman, cioè del timore del comico di parlar bene di chi faceva ridere. Sì, no? Perché sembra quasi che, non so, io trovo che fare il comico dovrebbe essere uno dei mestieri più difficili di questo mondo, no? Certo. Perché bisogna suscitare qualcosa in questo pubblico che si siede lì freddamente e dice: "Vediamo un po' come sa divertirci." Invece sembra che sia una cosa da niente, una cosa da prendere assolutamente sotto gamba. Franca, Totò sta entrando nella leggenda, a buon diritto, e ce ne sono tutti i segnali possibili. Quindi io a te ti chiederò adesso alcune piccole verità, se tu vorrai raccontarcele. Sì, Maurizio, ti dico, io sono estremamente restia a raccontare delle verità sulla mia vita con Totò, cosa che non ho fatto nemmeno in questo libro. È un ritratto di Totò dentro le pareti di casa come uomo, perché trovo che... Ci possiamo provare adesso? Brevemente, perché trovo che il passato di una donna e di un uomo assieme non è un prodotto consumistico che va dato in pasta. Non c'è dubbio, ma il momento in cui il passato è interpretato da una persona come Totò, forse alcune cose è giusto dirle, perché è giusto che tutti quanti noi le sappiamo. Vediamo se ci riusciamo. Vediamo un po'. Per esempio, io ricordo una pagina molto triste della vostra vita insieme, che è la nascita di un figlio subito dopo la morte, sì, di questo bambino. Come ha vissuto Totò quel momento e come l'ha vissuto tu? Beh, è stata una pagina molto triste, molto lontana, risale al 1954, l'autunno. Io ho dei flash così, perché stavo molto male, stavo lì per andarmene all'altro mondo, quindi non so, mi ricordo un Totò angosciato che faceva il fazzoletto a pezzi nel dovermi dare l'annuncio che questa creatura era morta, perché io non lo sapevo, mi risvegliavo dall'anestesia. E poi invece mi ricordo un Antonio furente, veramente furente, contro tutti e contro chi asserisce di avere tanta carità cristiana, che mi venne a prendere contro il parere dei medici, contro il parere di tutti quanti, mi trasportò via dalla clinica in 448 perché mi aveva trovato sconvolta. Era passato il prete della clinica e, saputa la nostra situazione, noi non eravamo e non siamo mai stati sposati, non perché non potessimo sposarci, ma perché non volevamo farlo. Totò era assolutamente libero come uomo. Allora, saputa questa situazione illegale e mostruosa, soprattutto a quel tempo, per tutta consolazione mi aveva detto che quella era stata la punizione di Dio, perché non eravamo sposati davanti a Dio, e che Dio ci avrebbe sempre puniti se non ci fossimo lasciati immediatamente. E lui mi trascinò via, guarda, io ero ancora con l'ossigeno nel naso, disse: "Basta, basta, basta." Era veramente furente, non ho mai visto. Se non sbaglio, però, poi a un certo momento voi avete detto che eravate sposati.
Sì, perché? L'abbiamo detto perché non se ne poteva più di tutta questa solito can-can di giornalisti, paparazzi, madri italiane che scrivevano ai giornali, scandali, cose. Io ero sempre menzionata con una pancia così di 8 mesi, la fidanzata, tra virgolette, di Totò. Non si parlava mai di Franca Faldini, donna in attesa di un figlio. Ero la fidanzata. È un po' cambiata l'Italia in questo, però, diciamo la verità. Questo paese simpatico un pochettino è cambiato, sì, no? Sì, un pochino, sì. Leggermente, non guarda, molto, non del poco. Tutto. Molto poco? Sì. Vabbè, no, io volevo sentire una conferma. Direi poco. No, vorrei puntualizzarti una cosa. Io oggi sono sposata. Mi sono sposata unicamente perché il paese non è ancora cambiato. In determinati ambienti c'è ancora questo tipo di mentalità così molto stretta. Torniamo ancora a Totò. A proposito della cattiveria, della bontà, in genere si dice che i comici nelle pareti domestiche sono particolarmente cattivi e poi offrono invece un angolo buono, una faccia buona. Ecco, Totò com'era? Senti, io mi ricordo un Totò con tanti difetti, naturalmente, perché anche lui era una creatura umana, vero? Era certamente un santo, però indubbiamente buono e molto generoso. Non ho mai sentito delle invidie da parte di Totò. Potrei raccontare centinaia di episodi belli della sua bontà. Uno? Beh, uno dei più divertenti anche, è quello del ladro. Un giorno lui lesse sul Messaggero che un poveretto aveva rubato una piccola cosa per comprare la lapide alla figlia morta, e allora il fatto lo colpì moltissimo, quindi mise in moto tutti quanti, mise in moto Eugenio De Simone che era il suo avvocato, allora provvide a farlo difendere, gli mandò pacchi di vivi, lo salvò, uscì in brevissimo tempo. E questa persona che era stata in galera chiese di venire a ringraziare Totò, commosso. Stette lì a chiacchierare, Totò gli dette un congruo assenno, lui se ne andò, voleva baciargli la mano, sai, tutte queste scene così. Quando uscì ci accorgemmo che era sparito un pezzo d'argento che avevamo sul tavolo, e da lì a poco arrivò la telefonata di Eugenio De Simone che l'aveva riaccompagnata a casa, a cui era sparita la borsa. La bontà punita, sì, veramente la bontà punita. Totò aveva molto paura della miseria, e tu? Io? Sì. Ma io sono un po' pazza, a me non me ne importa niente. Difatti, guarda, quando è morto Totò io mi sono messa a lavorare, mi piace lavorare, lavoro tuttora, anche se adesso attualmente non ne ho così bisogno, ma quando lui è morto mi sono messa a lavorare non per hobby ma per necessità. Lei ha paura, signor Baglione, della miseria? No, forse perché l'ho provata. Non sarà che ho paura solo io. E tu hai paura della miseria? Ma io devo dire non l'ho mai provata la miseria vera. A me mi farebbe paura una ricchezza vera che non ho mai avuto, una ricchezza oltre un certo limite, perché credo che produca è il limite difficile da però sì, stabilire. Cioè io so di non avere le qualità per cavarmela in una situazione del genere che non ho mai avuto, però non ho mai avuto momenti difficili, diciamo, e ho vissuto bene, e devo dire che si capisce se considerata solo come un mezzo e non come un fine. Ma una certa tranquillità economica aiuta, perché aiuta le scelte, facilita, insomma, è meglio, ecco. Ma a casa penso che condividono abbastanza soldi da campare, sì, tranquillo, penso, è meglio, insomma. Beh, ecco, sì, che aiuta, sì, un nuovo quotidiano. Non c'è dubbio. Anche due. Anche tre. Franca, cosa ti manca di Totò oggi, a distanza di... Totò mi pare sia morto nel 60... No, nel 67 è 67, morto. A distanza di 12 anni. Sì. Cosa ti manca ancora di Totò? Ma di Totò mi manca la grande possibilità di dialogo che avevamo sempre. Non ci siamo mai annoiati insieme. Abbiamo sempre parlato di tutto, discutendo problemi, piccole cose, cose di inventiva, per ore e ore, fino alle 3, alle 4 del mattino, perché poi non uscivamo mai, noi non andavamo mai in giro. Che cosa ti ha insegnato? Una grande filosofia. Quale? Ma la filosofia che in fin dei conti è inutile distruggersi, è inutile disperarsi di fronte ai grossi eventi della vita che non si possono contestare, bisogna accettarli e proseguire il cammino. Ma tu quando a 21 anni hai incontrato Totò, cosa hai trovato di
di interessante, specie in un uomo poi molto più grande di te? Qual è stato il motivo di interesse nei confronti di Totò? Tu avevi 21 anni, se sì. non sbaglio. Io ti dico, il motivo di interesse nei confronti di Totò è stato lo stesso motivo di interesse che io ho provato per tutte le persone della mia vita, prima di Totò e dopo Totò. Ossia questa possibilità di essere immediatamente me stessa e di sentire che anche loro erano se stessi, senza finzioni, senza, non so, doversi aggiustare di più perché uno li incontrava, senza dover fingere l'allegria se uno non lo era, potersi dire. Senti, io so una cosa perché me l'hai detta prima di cominciare la trasmissione, che tu hai trovato alcuni inediti di Totò, alcune sì. poesie inedite di Totò, sì. e ne hai portata una. Sì. Io vorrei chiedere alla cortesia di Vittorio di leggerla, legge, è, una, Vittorio. È un, grande è un onore, inedito io. Di una, no, una poesia di Totò, io penso che faccia piacere anche ai spettatori che amano Totò. Sarebbe un grandissimo piacere la mia pronuncia napoletana per me è molto e sicuramente per Antonio. Incerta, ma comunque, ecco qua. A vita. La vita è ingiusta perché è fatta a scale. Ognuno è piazzato a uno scalino, chi sti scalini non so tutte uguale. Sono state predisposte dal destino che ha regolato questa umanità. Grazie. Grazie a lei. Io mi sposto, Franca, e non perdermi di vista che tornerò qua. Franca, mi sposto per parlare con il signor Baglione. Il signor Baglione, come ho annunciato prima, è un imprenditore, sì. è un imprenditore di Lozzolo, in provincia cioè di Vercelli. È un imprenditore con 12 operai, sì. ecco, e, ha una, e si occupa di cementi refrattari. Sì. Scusi la mia ignoranza, ma refrattari a che sono questi cementi? Al calore, signor Costanzo. Al calore. Cioè ci sono dei cementi refrattari. E lei cosa fa? Li convince che invece va bene? No, tutta l'impiantistica. Dove viene cotto un mattone, una ceramica, l'acciaieria dove viene fuso l'acciaio, ha bisogno del refrattario. Questo refrattario per essere messo in opera ha bisogno del cemento, cioè la stessa cosa del cemento di costruzione che serve per mettere in opera i mattoni per costruire una casa. Da noi questo cemento serve per mettere in opera i mattoni refrattari per difendere dal fuoco. Ho capito. Dal calore. E quindi questi sono i cementi refrattari. Cementi refrattari. Non li conoscevo, li conoscevi i cementi refrattari? Mai sentito nominare? Tu nemmeno. No. Senz'altro. Siamo il nome forse, ma io non capisco niente di tecnica, così sono proprio assolutamente. Ma io non sapevo che esisteva un particolare cemento refrattario al calore. Senz'altro. Ecco. Lei ha 12 operai, quindi sì. proprio una piccolissima. Quasi artigianale. Ecco, come lo siamo. Ecco, ma lei cosa si considera? Un piccolo industriale o un grande artigiano? No, un artigiano assolutamente, né grande né neanche un industriale, perché, non lo so, la visione dell'industria, specialmente per me, che l'ho iniziata direi quasi da giovanetto, questa attività, non l'ho mai sentita. L'ha cominciata lei o era io, famiglia? Io. Ecco, l'ho iniziata, perciò non l'ho mai sentita, ho sempre lavorato, sempre ecco, lavorato. Ma come si fa, scusi, a decidere, cioè, che vorresti fare? Mi voglio occupare di cementi refrattari, come fa a venire? Ecco, uno deve essere informato. Mi fa piacere di questo che me lo chieda, signor Costanzo, no, è vero, perché... per una ragione. Dunque, abbiamo parlato di questo paesino che è sì, Lozzolo. Dove? Stanno guardando a Lozzolo adesso. Beh, senz'altro, sicuramente. Senz'altro. E penso che saranno anche contenti perché Lozzolo, poi devo dire, è vicino a Gattinara. Ah, ecco. Proprio confinante Gattinara. Diciamolo pure, c'è un sottosuolo ricchissimo sì. e un soprasuolo lo stesso, ricchissimo lo stesso. Bene. Cioè, lei vino, invece con, vino, tutta con tutte queste ricchezze lei si è orientato sui cementi refrattari. No, mi perdoni, sì. Essendoci come sottosuolo materiali refrattari, ah, ecco. Per il momento si è iniziati dall'escavazione di questi materiali refrattari, di queste argille terraglie, e venderle alle varie ceramiche in giro per l'Italia. A un certo momento mi sono posto il problema, dico, ma se incominciassi a lavorare qualcosa, forse ho preso la via più facile, diciamo, della trasformazione di questo materiale. E 15 anni fa, l'ho iniziata piano piano, con 2 o 3 operai. E poi e oggi è arrivata a 12. Oggi, esatto. Diciamo, facciamo una bella produzione, veramente, sul piano nazionale. Ecco, ma questo mi fa piacere. Senta, lei preferisce essere il primo a Lozzolo o il quarto a Vercelli? Cioè c'è una scelta precisa per... Beh,
assolutamente il primo allozzolo. Naturalmente non lo sono, questo sia di chiaro, perché ci sono degli stabilimenti molto più grandi. Ma non del, non del, del genere che non dello stabilimento. Sì, c'è sempre, è sempre nel ramo del raffrettario, però non è la stessa. A lei piace il suo lavoro? Sì, tanto, assolutamente. Ecco. Ma lo fa da padrone o lo fanno? Sì, sì, intende dire con gli operai? Con i 12? Sono miei amici, ci diamo del tu. Gente, vabbè, non è che basta darsi del tu, voglio dire, gente, che alle volte magari uno si dà del tu e poi... Sì, è vero, abbiamo fatto la gioventù assieme. Quindi siete cresciuti insieme in questo... Si abita quasi vicino di casa, proprio ci si vede durante la giornata anche. Senta, ma lei non si è mai ingrandito per mancanza di affari o per paura? Ma ho sempre pensato che l'aziendina sia più comoda, forse. Posso dire, convenga di più che la grande azienda. Cioè, è più controllabile. Direi che proprio in questi momenti che si parla di crisi, io posso dire con la mia azienda di non essere in crisi proprio per le dimensioni. Ecco, ma il cemento refrattario subisce crisi in questo momento? Beh, veda, visto che questo Veneto Cemento serve per l'impiantistica in genere, per la siderurgia... Quindi di conseguenza un po' la sente, chiaro? Beh, data la dimensione riesco a sopportarla bene. Senta, signor Baglione, sì? Agnelli alla Juventus. Lei ha la Pro Roasio, che è una squadra di promozione piemontese. Ecco, voglio sapere, cos'è, imitazione dei grandi o passione per il calcio? Veda. Piemonte, lui c'ha la Juventus. Veda. Lei è presidente della Pro Roasio? Sì. Dunque, la devo dire, prima di tutto, io penso che si diventi dirigente di una squadra di football. Forse il signor Casma non lo sa, per aver giocato... Per essere stato uno sportivo. Non eravamo un pallacanestro. Lo so, ma comunque siamo in tema di sport. Ebbene, prima di tutto, per o averlo giocato o credere di averlo giocato. Forse la piccola rivincita anche, no? In fondo. E poi perché ci si trova dentro? Ma lei piace anche un po' che la chiamano presidente. Ma la chiamano presidente? Beh sì, delle volte sì. Quando facciamo delle belle spaghettate. Ecco. Facciamo a casa mia delle belle spaghettate. Senta, con tutti i ragazzi, e forse allora mi chiamano presidente. Ma qualcuno dalla Pro Roasio è stato preso e portato a squadre più importanti, maggiori? No. C'ha un 12 anni di vita? No. Abbiamo tre squadre, una squadra di prima categoria, una di terza categoria e una squadra di allievi, dove gioca anche mio figlio, oltretutto. Okay. E poi veda, c'è una cosa molto importante, c'è la partecipazione di tutto il paese. Ecco, a fare il presidente, appunto, paralleli con Agnelli. Ma il sindaco di Lozzolo ha un po' di invidia per lei, perché scusi, c'ha l'impiantista, c'ha i cementi refrattari, è presidente della Pro Roasio, cioè conta più lei del sindaco di Lozzolo? No, assolutamente. Ma c'è un po' di invidia? No, è una gran brava persona il sindaco di Lozzolo. Lei però ha più potere, voglio dire. Che poi le devo dire, i paesi della sono popolarità. Due. I paesi sono due. Lozzolo, dove io esercito un'attività, Roasio, un altro paese confinante. E lei perché non ha fatto la Pro Lozzolo e ha fatto la Pro Roasio? Perché è più piccolo, è un paesino di 1000 abitanti, Lozzolo. Se Roasio sono 3000 abitanti. Giocano tutti praticamente, se c'ha tre squadre con le riserve giocano tutti. Ma c'è gente anche che viene da via, da 30-40 km di distanza. Anzi, direi che ce ne sono... 50% che vengono da fuori. Senta, signor Baglione, torniamo un attimo all'immagine del padrone così come è stata sempre dipinta. Non genere si dice che il padrone ha la macchina fuori serie, l'avventura facile, la barca panamense. Lei di tutto questo, per esempio, il viaggio a Parigi, domando. Sì. Quale di queste tre caselle? Diamo per caselle. La fuori serie, la barca, l'avventura. Ma a parte che la fuori serie oggi oggi penso che non colpisce più nessuno. No. Forse il poter permettersi il viaggio a Parigi, non per Parigi in sé, ma per avere 15 giorni, 8 giorni di libertà. Permetta. Ma anche quel friccico di avventura, no. Sa che le dico? Che io non ho mai fatto 15 giorni di fermo, mai. È un errore. Ma basterebbe quella settimana a Parigi? No, curioso, no. Beh, i 3 o 4 giorni ci sono anche stati. La settimana mai. C'ho il weekend, veda come venire a Roma. Sono partito sabato. Mi raccomando, i 12 suoi dipendenti. Senta, ma lei, suo figlio seguirà le sue orme? Io penso di sì. Difatti fa chimica e io e penso. Quindi poi si occuperà. Senz'altro, io penso, veramente penso, proprio perché mi piace, non perché sia redditizio o pensi a un enorme sviluppo, ma proprio perché mi piace. L'ho creato questo piccolo lavoro.
I miei clienti sono amici e così sarei contento. Lei ci ha fatto proprio un presepio, amici gli operai, amici clienti. Ma guardi, è tipico, signor Costanzo, dell'aziendina piccola. Sì, è per questo che lei ha preferito l'azienda piccola. Appunto, guarda, io sono convinto, se dovessi tra il raddoppiare la mia azienda e farne un'altra piccolina, ne farei un'altra piccolina, proprio anche per i tempi. Alla volta se ne possono fare tante piccole che poi unite. Vabbè, no, no, per no, darle no, un'idea. No, no, non conviene. La ringrazio, torno da Casmo. Ecco, qualche anno fa tu hai pubblicato un romanzo che si chiamava Luca o dei numeri, se non sbaglio, che non ebbe moltissimo successo, però poi hai scritto degli epigrammi che, se non sbaglio, il tuo avvocato ti ha consigliato di non pubblicare. Sì. A chi erano diretti e cosa dicevano questi epigrammi? Non potevo pubblicarli perché erano proprio ad personam, anzi ad personas. Duri? Erano così, io ho avuto un'epatite virale, che ha, come sai, una convalescenza lunga, mi annoiavo, ho letto così, e mi è venuto di scrivere questi epigrammi a diretti a delle persone del nostro ambiente, alcuni cattivi ma amorosi, così cordiali, altri proprio cattivi e basta, che mi hanno aiutato a guarire in una maniera strana. E l'avvocato ha detto meglio non pubblicare. L'avvocato ha proibito. Ma non sarebbe stato meglio se l'avvocato ti avesse impedito anche la pubblicazione di Luca o dei numeri o no? Probabilmente sì. Probabilmente sì. Senti, ma tu ti ritieni un uomo colto o un uomo di buona memoria? Io sono molto aiutato dalla memoria, questa è un'altra cosa che in genere dice, ma no, la memoria non conta. No, la memoria è un mezzo, si capisce, non è altro che un mezzo, però accidenti, si aiuta. Conta molto. Sì, perché poi la memoria non è solo delle parole, è anche dei sentimenti, delle sensazioni, e noi in fondo abbiamo un mestiere che è molto fisico, si tratta di... poi la tavolozza si adopera più o meno bene, ma ci vuole. In inizio di trasmissione tu hai parlato dei figli, mi ritorno adesso in mente alcune cose che hai detto a proposito dei figli. Tu hai avuto quanti figli? Due figli e un figlio. Ecco, tre figli. Ne vorresti un altro? Ma sai, ho un'età in cui se ne vorrebbero tantissimi. E poi però ci sono anche delle considerazioni in contrario, cioè la responsabilità, forse un tanto di viltà, non lo so, è un problema che non è ancora risolto. Sì, se me lo pongo, di cui discuto anche con mia moglie naturalmente. E non lo so, ecco, non ti posso dare assicurazioni né, no, ma io non ne voglio nemmeno avere, punto, voglio insomma, dire, perché, ecco. Per carità, volevo sapere qual era la disponibilità e se tu ritenevi sono molto importanti, anche ecco. Questo io l'ho capito tardi, ho recuperato direi il senso della paternità, delle mie prime due paternità attraverso l'ultima, che è stata più recente, arrivata quando avevo smesso di guardarmi allo specchio. Pensi che le prime due figlie sono, sì, le prime due, abbiano sofferto di questa assenza che tu denunci? In qualche modo penso che l'abbiano sentita. La mia seconda figlia, che fra l'altro ha vissuto sempre in America, quindi anche con la lontananza, credo che sì, che abbia avuto i suoi problemi, e li abbiamo superati retrospettivamente, diciamo. Cioè, dedicandotici ora, insomma, sì, parlando sì, con lei ora. Chi ti conosce molto bene sostiene che tu in fondo sei un tedesco prigioniero in Italia e che quindi questo paese non t'appartiene molto. Ecco, ma tu sei proprio convinto di essere così o non è piuttosto che tu hai... anche tu, cioè che anche tu molti dei difetti italiani? Ah, sicuramente li ho rappresentati, a forza di rappresentarli, sai, per mimesi uno ne acchiappa. Solo un per po', mimesi, perché altrimenti mimesi, tu eri ti ho facilitato. Sì, la... altrimenti tu eri adamantino allora la partenza, stai dicendo. Ma la parte direi che la parte, non la parte migliore, ma insomma la parte romantica, fin troppo, nel mio carattere è certamente tedesca, insomma. Mentre una eventuale lucidità e una certa rapidità di riflessi credo che mi venga dalla mia mamma, che era molto italiana. È stata molto importante per te tua mamma? Molto, litigavamo sempre. C'era un rapporto di complicità, anche perché mia mamma aveva un'attitudine istrionica, mai appagata, superiore alla mia. Infatti io l'ho fatta debuttare una volta a 65 anni e l'ho dovuta frenare perché era una bestia nata da palcoscenico. E negli anni, quando il rapporto è più intenso, cioè negli anni sino ai 20, diciamo fine ai 18, sì, quali sono stati i rapporti con tua madre? Ma io ero un bambino molto tranquillo, molto, ero perfino un po'... ero sempre il primo della classe, questa è una delle cose di cui ho veramente rimorso. Però mi veniva abbastanza facile così, poi ho cercato di rimediare dopo, insomma, di supplire. Ma non pensi di esserlo rimasto il primo della classe? Non mi costringere ad arrossire, perché non è a colori, no? La no, non è bianco e nero, fortunatamente. Allora non faccio questo sforzo in più, insomma. No, mia madre è stata importante in tutta la vita, intanto mi faceva le stringhe alle scarpe, perché io non sapevo farmene, fino a 12 anni.
E ritornando alla mia totale refrattarietà ai problemi dei refrattari, a tutti i problemi tecnici, insomma, che però rispetto molto. Ma tu ti senti un primo della classe? Ma io penso di essere un professionista serio, ho avuto una carriera di cui non mi posso lagnare. Cerco di nasconderlo il più possibile quando me ne viene il sospetto, perché so che non è popolare. La cosa. Senti, tu prima hai parlato di vecchiaia, appena ne hai accennato. Tu sei il mattatore, hai incarnato il mattatore, sei per antonomasia il mattatore. Ecco, ma il mattatore quando invecchia cosa diventa? Un mattatore vecchio? No, cioè, certo, ha dei rischi esasperati rispetto ad altre figure più tenui, diciamo, e quindi rischia di più di diventare macchietta, però si diverte molto. Perché si diverte? È perché vede la vita sempre a colori, con sottolineature, insomma. Perché il mattatore è sempre una riga più su, per questo? Eh sì, certo, spesso anche due. Io ho letto adesso una biografia bellissima di John Barrymore e, dopo aver promesso in occasione di uno spettacolo recente che non avrei più fatto Keane, l'avrei lasciato dormire nella tomba perché l'ho proprio rintorcinato da tutte le parti, non escludo che adesso mi attacco ad altri mattatori del passato come John Barrymore, per esempio. L'idea di fare una galleria dei grandi istrioni della storia mi tenterebbe molto. Ma tu la temi la vecchiaia? Sì. E la quali? Fastidi. Sì. Ma per un fatto interno o per un fatto esterno? No, perché è la vigilia della morte, che è l'unica cosa di cui ho veramente molta paura. Quali antidoti usi per scaramanticamente per allontanare questa paura, o realmente, psicologicamente, per difenderti da questa paura? Ma sai, lavoro, a volte un po' freneticamente, viaggio, cerco sempre di non stare solo, ho paura anche della solitudine. Ma tu sei un uomo solo? Ma questo si potrei dirlo perché fa molto fino, ma insomma in non fondo è non è vero. Io ho un sacco di amici, ho un sacco di affetti, quindi non sono solo. E non posso stare solo, non sono capace. Poi a volte proprio risolvo in maniera più spicciola, bevo anche un bicchiere di gattinara, perché no. E questo aiuta? Aiuta, sì. Però rischia. Io ho la sbronza allegra. Ma rischia di arrivare una vecchiaia un po' traballante o no? Vabbè, fino adesso abbiamo letto. Bisogna leggere, continuare a leggere. Tu hai cominciato la trasmissione parlando di simpatia e di antipatia. Pensi di essere stato simpatico? No, penso di essere stato fino a una certa età proprio decisamente e cordialmente antipatico, anche oggettivamente. Lo ero alla gente anche perché facevo tutti questi personaggi classici, rigidi, distaccati, che non ispirano facilmente la simpatia, semmai il rispetto, la preoccupazione, eccetera. Poi mi ha aiutato molto il cinema, credo. Cinema, con i ruoli caratterizzati, anche una certa distorsione somatica, che per esempio Monicelli ha fatto con me nei Soliti Ignoti, e di cui io poi ho fatto anche abuso, che ha un po' spento dei connotati che io ritengo di avere, non deformi, ma antipatici, sì. E questa sera? Ma non lo so, ho cercato delle posizioni, ho giocato in difesa. Ma dando un'immagine simpatica o antipatica? Questo lo leggiamo domani sulle gazzette. O lo sentiamo dal pubblico. Penso che possiamo concludere a questo punto ringraziando la signora Faldini, il signor Baglione e Vittorio Gassman della partecipazione a Buontalloro, alla puntata di Buontalloro di questa sera. A tutti appuntamento a lunedì prossimo. Grazie, se voi volete intanto vi ringrazio molto. Se Vittorio farà strada. Grazie a voi. Ecco, prego.